Allora, io questa mattina mi trovo con Franco Russo qui al Tre Conchiglie per discutere insieme a lui di come è andata innanzitutto la stagione balneare 2020 e poi questa straordinaria estate che continua col mese di settembre. Allora Franco, com'è andata? Benissimo, molto meglio di quelle che potevano essere le aspettative. Sta ancora andando bene, anche perché l'estate non è che finisce la balneazione. E quindi che dire? Un bilancio positivo dunque, un bilancio positivissimo. Nonostante no, le restrizioni, Covid, anche se il Lido Tre Conchiglie lo dobbiamo dire, tutto in sicurezza, tutto in regola, lo stanziamento, insomma, no? Le mascherine. Sì, le regole sono state un po' restrittive, ci hanno diciamo impegnato, però poi alla fine diciamo sia il distanziamento sociale che alcune diciamo regole, quindi questo nuovo modo di vivere, credo sia anche migliore rispetto al passato, perché ho visto le persone più educate, più rispettose degli altri, dell'ambiente, quindi questo è un po' portato forse dal necessario distanziamento sociale diciamo impostoci per evitare i contagi. E magari una maggiore igiene da parte di tutti, anche se... L'igiene, l'Italia già era uno dei paesi in cui l'igiene era al primo posto, oggi lo è diventata ancora di più, quindi bisogna credo solo adeguarsi a questa nuova epoca e trarre, come dire, i lati positivi di questa cosa, quindi non spaventarsi e né essere troppo diciamo incauti, insomma questo è quello che mi sento al momento di dire. Poi bisognerà vedere che cosa accadrà in futuro, voglio dire, quindi certo. Per il momento la situazione è questa. E senti, invece per quanto riguarda settembre turistico agropolese, che sembra che negli anni, no, tu poi sei testimone perché hai un stabilimento balneare, giustamente sei a contatto costantemente ogni anno con tanta gente, ecco, possiamo dire che il mese di settembre si sta rivelando sempre di più importante rispetto a un tempo? La bassa stagione avevamo già una tendenza di crescita, anche raddoppiando gli incassi, che rimanevano diciamo pochi per mantenere una struttura diciamo in funzione, soprattutto una struttura come stabilimento balneare. B609, B610, B611. C'era già questa tendenza, diciamo, noi abbiamo sempre investito nella bassa stagione, da anni, più di 10 anni che noi teniamo lo stabilimento aperto ottobre, novembre e coltiviamo la spiaggia anche a dicembre, gennaio, nei mesi invernali. E quindi ogni anno il settembre raddoppiava, se non triplicava gli incassi. Quest'anno ancora non abbiamo fatto i conti perché settembre non è finito, ma ci ha dato veramente grosse soddisfazioni e possiamo forse dire per la prima volta che diciamo tenere la struttura aperta è diventato produttivo, mentre prima era un investimento che ci lasciava sempre ben sperare perché diciamo andava a raddoppio o a triplicare gli incassi, anche se i costi diciamo erano un po' sostenuti. Quest'anno abbiamo sì avuto più costi per adeguare la struttura alle norme Covid e quindi sono molto contento. Poi vabbè, penso che il Cilento, Agropoli è stato anche un caso un poco più particolare rispetto al resto dell'Italia o del mondo, dove tante imprese sono andate in crisi, hanno dovuto chiudere, quindi questo non voglio dire che è tutto buono, però il nostro settore agropolo e Cilento credo che il Covid certo abbia portato
un miglioramento nelle, diciamo, nel... E devo dire, nonostante il triplicarsi della popolazione ad Agropoli nel periodo estivo, abbiamo contenuto bene questo, questa emergenza, e i casi Covid appunto che si sono poi verificati siano 2-3, ecco, questo è il bilancio generale. Sì, non abbiamo avuto, quindi siamo stati anche attenti, soprattutto durante il lockdown. Ho notato le persone molto rispettose delle regole, questo in verità non lo immaginavo, insomma, visto, ma non solo, vabbè, le nostre, ma tutta l'Italia, insomma, credo che si sia, diciamo, comportata bene, ecco perché i contagi sono ridotti. Poi vabbè, casi mortali non ce ne sono stati, ne parliamo solo di contagi, quindi sono curati, molti sono siero positivi, quindi vabbè, tutto poi da vedere. Non sono un virologo, non posso, possiamo solo immaginare esatto. Senti, invece parliamo del... tu sei un imprenditore, insomma, ma soprattutto sei un uomo di mare, ecco. Quando ci racconti come lavori sul tuo stabilimento balneare, ecco, ci appassiona molto la tua grazia, ecco, che impieghi nel trattare gli scogli, la posidonia, l'acqua stessa del mare. Raccontaci, cioè, mi parlavi di una bella iniziativa, quella di raccogliere la posidonia spiaggiata e quindi poi portarla a riva in attesa che poi le correnti se la riportino in modo naturale, Franco, no? La posidonia è un sintomo di mare pulito. Io sono anche un subacqueo, quindi la conosco bene, diciamo, nei fondali, quindi è come una felce alta, bellissima, quindi favorisce il ripopolamento dei pesci, perché lì trovano il rifugio, e quindi diciamo che poi, come lei è una pianta, quindi dopo diciamo la sua naturale vita, o anche per effetto delle acque, delle cose, insomma, quindi viene un po' estirpata, e il mare la spiaggia, quindi viene spiaggiata sulla riva. Quando arriva sulla riva continua a far dare i suoi effetti benefici, oltre che il mare, diciamo, quindi fa l'ossigeno, quindi per produce ossigeno come tutte le piante, questa è una pianta acquatica e quindi produce ossigeno. Quando poi arriva, viene spiaggiata dal mare, il mare, diciamo che la va a spiaggiare nei punti, credo, poi vabbè, ci sono delle eccezioni, delle regole in base alle correnti, nei punti critici, cioè laddove c'è maggiore erosione, credo che il mare vada a depositare la posidonia, come se volesse andare a cicatrizzare o a sanare quel punto critico, e quindi fa anche una protezione per le mareggiate che poi vengono successivamente. E quindi evitando di erodere altra sabbia, diciamo, la posidonia fa questa protezione. Quindi noi, quando ci arriva la posidonia, non siamo diciamo arrabbiati, disperati, se la prendiamo, ma la vediamo sempre come un fatto positivo, e quindi almeno dal lato nostro, diciamo, abbiamo un'insenatura, quindi si raccoglie molto insenatura, c'è anche un punto critico di erosione, quindi forse tutta la posidonia del lungomare San Marco arriva da noi e viene raccolta con il rastrello al momento opportuno, calcolando la bassa marea, l'alta marea, diciamo questi aspetti qua, quindi non sempre deve essere subito raccolta, perché diciamo c'è la variazione, e poi la accantoniamo, quindi facciamo un bassettino, la mettiamo nei sacchi di juta e la mettiamo nei punti critici, e cerchiamo di continuare il processo naturale, che è quello di protezione. E poi, voglio dire, raccolta così accuratamente, diciamo, solo la posidonia, alla fine il materiale si riduce moltissimo. Diversamente, se uno va con dei mezzi meccanici o in maniera incauta, alla fine prende solo sabbia, e mischiata con la posidonia sembra
che ci sia chissà che cosa. Poi se i residui di plastica, che comunque non sono contaminati perché il mare li ha già ben sterilizzati, quelli sono quelli che danno fastidio. Quindi la prima cosa è togliere la plastica dal mare, la plastica, gli stracci, le cose, sono quelle cose lì che danno fastidio agli occhi e alle persone. E poi vedere solo la posidonia, anche diciamo accumulata in maniera decente, alla fine non dà fastidio e né caccia cattivi odori, anzi l'esalazione della posidonia credo abbiano pure degli effetti benefici. Noi da bambini i dottori ci consigliamo di andare a respirare l'esalazione della posidonia, soprattutto giù al porto dove c'era un accumulo massiccio. E altrettanto, cioè noi abbiamo qua la posidonia, ma voglio dire non ci sono cattivi odori, anzi se uno respira un po' di sente l'odore del mare, anche se è una posidonia ancora anche parziale di composizione. E senti, invece per quanto riguarda l'ultima domanda che ti voglio fare per capire dove possiamo andare come città turistica, il tuo consiglio da dare, se vuoi naturalmente, un po' a tutti noi cittadini, agli imprenditori che si occupano di turismo e magari anche all'amministrazione comunale, ecco, come fare per migliorarsi secondo te? Va bene. Prima di tutto ci vuole l'accoglienza, ci vuole la mentalità turistica. Una volta che cominciamo a pensare di voler fare il turismo seriamente, dobbiamo essere tutti quanti, diciamo, gentili, cortesi con i turisti, anche il libro cittadino che non ha attività. Quella è la cosa più importante, che stiamo già dando e stiamo sempre dando, diciamo, meglio. Quindi la gente ha capito rispetto al passato, che molte volte si pensava facendo le stagioni solo luglio e agosto, avevamo un sacco di gente che ci stressava il mese di agosto e poi alla fine qualcuno sperava, dice, ma quando se ne vanno, per dire così, rimaniamo solo noi tranquilli. Questa mentalità credo sia scomparsa. Oggi speriamo che restino, e quest'anno a settembre si sta dando proprio grossi risultati, quindi, e vedo anche le persone che sono tutte contente, anche le strutture, i miei colleghi, i bed and breakfast, quindi fa ospitalità, case vacanze, che stanno investendo anche loro sia con il prezzo che con l'accoglienza, quindi vedo un futuro migliore per Agropoli. Vedo che abbiamo capito come fare turismo, però è tante cose che dobbiamo ancora mettere un po' a punto, diciamo. Sei fiducioso per il futuro? No, fiducioso sì, però stiamo andando a passi un po' lenti, uguali, ma, un po' lenti, però comunque cresce, stiamo facendo qualche passettino in avanti che stiamo facendo, non in modo eccessivo, però sì, vabbè, ma va bene anche così. L'importante è che c'è il picco di crescita, esatto, no? Non dobbiamo avere fretta, insomma, perché è importante che preserviamo l'ambiente, la plastica dal mare, come c'era, diciamo, l'operatore ecologico a terra, così ci vorrebbe l'operatore ecologico, non solo sulle spiagge, vabbè, quello già c'è, ci vorrebbe qualcosa che raccoglie a mare, quindi prima che la plastica arrivi a terra. Poi non è che la plastica causa l'inquinamento, causa, diciamo, un disturbo proprio visivo, quindi toglierla, quella bottiglia di plastica che sta a mare, poi il mare la spiaggia, nessuno la raccoglie, poi il mare la riprende e la rimette a mare, la vedono centinaia di persone, quella bottiglia è diventata 100 bottiglie, 1000 bottiglie, se la togli non c'è più, basta solo toglierla, quindi alla fine non è molta roba, quindi, però se la togliamo poi non ne rimane, e credo che anche altri non ne buttino altro, perché laddove uno vede un rifiuto ce ne mette un altro. Se vedi che la spiaggia è pulita, anche la persona che vuole gettare un rifiuto, insomma, si fa lo scrupolo. Quindi, senti, continuiamo a parlare di mare, veramente questa è l'ultima domanda perché ti ho preso alla sprovvista e sono contento perché ci siamo fatti una chiacchierata tra amici.
In passato si parlava sempre del mare di San Marco, che magari era meno bello, meno pulito di Trentova, no? Perché Trentova magari è la località clou del nostro, della nostra città. Ma devo dire che il mare di San Marco è assolutamente strabiliante. Che cosa è cambiato? È sempre pulito, anzi forse nel passato era ancora più pulito. Ecco, diciamolo ai nostri telespettatori. Noi agropolesi, sì, vabbè. La tendenza del Trentova è un'oasi naturale, quindi va bene. Però il mare come sta a Trentova così sta anche da noi, cioè a livello di inquinamento, perché non c'è né lì e né qui. Quindi credo che non veniva adeguatamente attenzionato il lungomare San Marco. Viveva solo quei 2 mesi estivi, c'era un caos di persone che venivano a mare, quindi non riuscivamo a gestire neanche quel caos e dopo scompariva il turismo e giustamente, vabbè, si pensava solo a Trentova, insomma alle zone diciamo rocciose, però il mare, sul lungomare è stato sempre limpido e cristallino, anzi per un effetto di corrente, voglio dire, forse ancora più limpido, ancora forse più pulito di altre zone, diciamo. Bene, siamo contenti allora. Siamo contentissimi. E speriamo di continuare a ottobre, che dici? L'anno scorso, ricordaci. Io continuo fino a novembre, voglio dire, cioè, poi dopo l'inverno, che viene il 21 dicembre, ricordo, coltivo solo la spiaggia, diciamo, ma comunque tante persone frequentano la spiaggia del Tre Conchiglie perché la trovano sistemata, c'è un parco giochi per bambini ad uso libero, e quindi solo per il solarium, certo non serve mettere l'ombrellone in quel periodo perché non è che si vuole riparare dal sole, anzi lo si vuole prendere sole. E quest'anno noi in effetti in bassa stagione facciamo anche le protezioni, diciamo, per il vento, perché molte volte c'è un vento un po' più fresco, quindi stare in spiaggia dà fastidio, però se uno trova il giusto riparo è piacevole anche stare in spiaggia nel periodo di bassa stagione, quindi autunno o l'inverno, quindi all'estero in alcune zone lo fanno, voglio dire, anche in Norvegia c'hanno delle situazioni dove possono, perché non è solo il sole, l'aria di mare. Vero. È una nuova cultura turistica, possiamo dirlo questo, cioè tentare. Il mare, vedere la spiaggia, lo stabilimento balneare, non perché la tendenza nel passato, oggi comunque sta cambiando. Come fare il bagno. Lo si vedeva come un rifugio, perché voglio dire, luglio e agosto quando sono quei calori forti, allora uno dalle città non si vive, nelle città non si vive, quindi scappi e te ne vai nello stabilimento balneare, perché è l'unico luogo dove si respira e dopo finiva tutto. Ora le persone stanno cominciando a capire che è anche un centro benessere, quindi respirare l'aria di mare, insomma tante famiglie portano i loro bambini che hanno problemi respiratori proprio nella nostra zona, perché vicino al mare la salsedine diciamo fa bene alla respirazione. E la stessa cosa, ma certo d'inverno può piacere anche la montagna, non è che bisogna andare solo al mare, quindi sto vedendo che le persone, insomma, piace frequentare la spiaggia per la passeggiata, per rilassarsi un po', guardare il mare, lo sguardo, perché anche il solo guardare il mare, noi che siamo di Agropoli, almeno io lo vedo tutti i giorni, forse non gli do il valore giusto, però noto molte persone che arrivano dall'entroterra, quando si affacciano e vedono il mare, rimangono incantati, come se per loro fosse invece, ma che sta vedendo di strano? Cioè lo sguardo che si... all'orizzonte. È una cosa bella, che noi non afferriamo sempre, è vero, a meno che poi non ce ne andiamo in città e non lo vediamo più e dopo ci manca. Quindi comunque mi piace molto, adesso mentre parlavamo, ecco, io già sognavo, perché mi hai dato lo spunto di valorizzare il mare, ecco, oltre l'estate, quindi i mesi di ottobre, novembre, dicembre, perché comunque è un'attrazione. Così come esistono monumenti che attraggono l'attenzione dei turisti,
Così possiamo fare, secondo me, per il nostro mare, perché diciamocelo, in inverno non è poi così tanto agitato e cattivo, anche... Il mare non è mai cattivo, non usare questi termini. Scusami! Sono cattivi gli uomini, alcuni uomini sono cattivi. L'hai detto. Le mareggiate sono eventi ricorrenti che servono a ossigenare, a risistemare la spiaggia e vi diseguo. Ma se tu guardi il bagnasciuga, ora c'è l'alta marea, ma se lo vedevi in bassa marea, vedevi com'è il mare. Noi sì, ci abbiamo lavorato attentamente, abbiamo tolto qualche po' di posidonia, non tanto stamattina, però il mare aveva già pulito tutto. Quindi se invece si ci andava incautamente sul bagnasciuga o col rastrello, pure se non dico di andare con i mezzi meccanici, ma anche col rastrello, gli operai miei molte volte, nonostante io li raccomando sempre di usare determinate attenzioni, perché il mare già sa fare lui, voglio dire, quindi cioè, seleziona la sabbia fina dalla breccia e poi mette la posidonia tutto un posto, però giustamente devi attendere che lo faccia, non è che puoi pretendere, dici no ma io mo devo mettere l'ombrellone, sta roba mi dà fastidio, la tolgo, forse non è il momento, quindi bisogna attendere il momento giusto, quindi quando c'è la mareggiata bisogna attendere già. Non lamentarsi che è venuta la mareggiata, dice per colpa della mareggiata io non posso andare a mare, per colpa del Padre Eterno. No, la mareggiata serve. Tu a mare ci puoi andare lo stesso, ti metti più dietro e ti segui. Oh, neanche mi lamento quando arriva la mareggiata, ne è stata una a fine agosto, a inizio di settembre, abbiamo dovuto smontare tutto. Qualche lettina è andata in acqua, quindi ho avuto piccoli danni, ma ne sono comunque contento e né me la prendo con il mare perché sono io che mi sono messo a mare, quindi. E sono io che mi devo accorgere e togliermi, voglio dire, l'ho fatto, diciamo, quindi non è che perché è il mare che ci permette di stare qua, quindi lo dobbiamo rispettare, poi le cose le fa bene, la verità le fa proprio bene. Franco, perciò è bello ascoltarti, perché tu tratti il mare, tutte le attività che fai come se fossero dei figli, come se fossero dei figli, quindi la tua passione... Davvero sì, no, spero vabbè, ti la possa passione portare. Del mare l'ho avuta da piccolo, quindi non, cioè, ce l'ho ancora, quindi non, però ecco, bisogna rispettarlo, no? E adeguarsi a quello che lui ci consente di fare, no? Essere sempre calmi, tranquilli, non, anche quando vai in acqua non devi avere mai il fiatone, fare il bagno pure con il mare mosso, se ti lasci avvolgere dall'acqua e ti lasci trasportare non annichi mai. Se invece vuoi vincere la corrente perché tu vuoi andare in una direzione, la corrente sta portando in un'altra, e allora ti stanchi, cominci a prendere più un boccone d'acqua e capisci che ti annegare. Se ti lasci trasportare non ti succede niente, capito? Poi troverai il punto giusto per uscire dall'acqua e raggiungere la riva, non dallo stesso punto dove ti sei, diciamo, sei andato in acqua. Bene, prima di chiudere questa bella chiacchierata ti va di aggiungere qualcosa oppure salutiamo i nostri telespettatori di Cilento Channel che saranno felicissimi di sentirti, di vedere soprattutto il tuo lido, perché su queste immagini io poi inserirò un po' quella che è l'attività che si svolge qui a settembre. Mi sento di dire a tutti gli agropolesi di continuare a frequentare il mare e di parlare bene del mare, di parlare bene del proprio paese, anche se qualche volta ci sono le cose che non funzionano, essere critici ma costruttivi, e questo, di andare a mare, non dire la stagione è chiusa, diciamo, anche perché ora noi come stabilimenti stiamo offrendo dei prezzi molto bassi, se non addirittura gratuito il servizio spiaggia, e vogliamo solo che la gente venga a mare, perché ci sono gli spazi, non è come il mese di agosto o il mese di luglio, ci sono gli spazi, e quindi anche andare 2 ore, cioè nella pausa pranzo, non so, una persona che comunque lavora tutti i giorni, diciamo, una persona che lavora, ha uno spacco di 2-3 ore. Andando su uno stabilimento balneare non è come andare su una spiaggia libera o diciamo Trentova incontaminata, che è bellissimo, però sai, ci vuole tempo a farsi la borsa, a prepararsi, e quindi in 2 ore non ce la fai sempre a fare questa cosa. Invece se tu usufruisci dei servizi dello stabilimento con un piccolo kit, borsa, asciugamano, maschera, maglietta termica, perché se l'acqua è un po' più fresca puoi usare anche la maglietta termica,
gli occhialini, non so, quello che uno poi si sente di voler portare, anche le mute. Uno fa 2 ore, si fa il bagno, finisce di lavorare, si fa il bagno, poi può mangiare qualcosa e poi dopo si mette 2 ore giacca e cravatta e torna a lavorare. È più carico di prima e rigenerato, come fosse andare in palestra, però qua la palestra la fai all'aria aperta, quindi ti ossigeni ed è molto salutare. Le 2 ore le recuperi in maggior rendimento nella mezza giornata dopo che è il caldo. A proposito, io avevo dimenticato di chiederti sul servizio di bar e ristorazione. Il Tre Conchiglie è una delle realtà che sta prendendo molto piede da questo punto di vista. Sono anni che lo facciamo, cerchiamo di dare un buon servizio. Se non siamo sempre perfetti. Comunque, insomma, si mangia bene, io lo posso testimoniare. La cucina è sempre genuina, i prodotti li compro io in prima persona, quindi sono tutti. Poi soprattutto le specialità di pesce, no? Sono il tuo forte. Qui siamo prevalentemente il pesce, perché qui con l'area di mare il pesce ha più sapore. E quindi il ristorante rimane aperto a pranzo e a cena? Pranzo e cena, sì, pranzo e cena. Tutti i giorni di settembre è stato aperto? Tutti i giorni, ora vediamo forse qualche giorno di chiusura in settimanale, diciamo, cogliendo l'occasione di un po' di pioggia. Faremo qualche giorno di chiusura così un po' per far riposare anche il personale tutti insieme. Grazie allora. Grazie a te.